Tutti, io sono Misteria Moet, detta la misteriologa. Allora, oggi vi parlerò. Sono vestita così, in questo modo, perché ho pensato di parlarvi del palazzo Cadario, situato a Venezia, sul Canal Grande. E praticamente sembra che sia stato costruito verso il 1470 e rotti da un certo Dario, ovviamente, e l'ha commissionato per la figlia Marietta. E sembra che sia stato costruito su un cimitero dei Templari. Sul palazzo c'è una scritta con scritto Genio Urbis Johannes Dario, cioè praticamente chi abiterà, sembra che sia scritto in una traduzione anagrammata, chi abiterà in questa casa andrà in rovina. Perché infatti la figlia Marietta, dopo un tracollo finanziario, si suicidò. Al marito venne teso un agguato e venne ucciso. Il figlio, lo stesso fece la stessa fine, in pratica. Bene, in questo modo viene detto che questa casa è maledetta. Diciamo che nei giorni nostri il tenore Mario del Monaco e Raul Gardini, Raul Gardini l'ha proprio preso in affitto e sappiamo benissimo la fine che ha fatto: tracollo finanziario, si suicidò e la sua famiglia andò in rovina. Mario del Monaco, il tenore, si stava recando a Venezia per firmare l'atto di acquisto, ebbe un incidente. Riuscì a salvarsi, però ha smesso di cantare, quindi la sua carriera è finita. E poi sembra che ci sia stato anche un altro episodio riguardo a un gruppo americano, a un gruppo rock americano che soggiornò qualche giorno in questo palazzo ed ebbe delle disgrazie, incidenti, tra quali finanziari, eccetera. Quindi questa casa qua è stata venduta dalla figlia di Gardini a una società americana nel 2006 e da quel momento lì non si hanno più notizie. Insomma, si spera che non diventi un albergo, perché se no andare a dormire in questa casa, in questo palazzo qua, non mi sembra, insomma, sinceramente io non ci andrei. Non vorrei fare la fine di Raul Gardini o di altri.